l'intervento di Venanzio Lopez, commissario tecnico della Spagna. Il titolo è la programmazione e il coordinamento delle nazionali spagnole, con particolare riferimento allo sviluppo tecnico delle attività femminili. Voi sapete che oggi pomeriggio alle 16.30 si giocherà la finale di Coppa Italia femminile. Per la prima volta il femminile è stato introdotto nel programma delle Final Eight dopo l'Under 21. Dunque Venanzio ci illustrerà anche il riferimento tra attività maschile e femminile che la Spagna ormai porta avanti da anni anche a livello di rappresentativa nazionale. Buongiorno a tutti, non parlo italiano, ma scusi per tener che parlare in spagnolo. La prima cosa che voglio fare è ringraziare la FIDC, alla divisione del calcio a 5, di essere invitato a questo clinic. Voglio cominciare a parlare in spagnolo. Voy a explicar cómo trabajamos en las selecciones nacionales españolas. Buongiorno a tutti e benvenuti. Ovviamente capite bene che io non parlo l'italiano, cercherò poi di parlare in spagnolo e mi scuso del fatto che dovrò parlare in spagnolo, avrò bisogno della traduzione. Innanzitutto permettetemi di dare un grazie sentito a tutti gli organizzatori per essere qui in questo importante impegno. Sono qui ospite, vostro ospite del Clinic, quindi ringrazio la FIGC e ringrazio anche la Federazione di Futsal. Ebbene, continuerò in spagnolo e sono qui per darvi alcune spiegazioni riguardanti come noi lavoriamo proprio nel campo delle selezioni in Spagna. En España trabajamos con cuatro selecciones, tres masculinas y la femenina absoluta. La absoluta masculina, sub-21 masculina, sub-18 masculina y absoluta femenina. En España... In Spagna lavoriamo con questo genere di suddivisione interna, l'assoluta mascolina o maschile, scusate, la sub-21 maschile, l'assoluta femminile e la sub-18 maschile. Explico un pochito come siamo organizzati nel quadro tecnico. Io sono il responsabile di tutte le selezioni, sono il direttore tecnico delle selezioni di futsal, coordino le quattro selezioni e dirijo le quattro selezioni. Aunque tengo un responsable en cada selección, en la absoluta evidentemente soy yo. Ebbene, vi spiego un po' come sono i nostri dati organizzativi, a livello tecnico ovviamente. Sono il responsabile di tutte le selezioni, sono anche il direttore tecnico dei quattro coordinamenti, ho quattro coordinatori, scusate, e quattro dirigenti. E sono ovviamente io il responsabile, vediamo. Tre coordinatori, tre allenatori in cada selezione, la prima selezione sono io. Secondo allenatori, Fede Vidal, preparatorio atletico, Antonio Bores, allenatori del portiere, César Arcones. Qui vedete. Dopo, medico, due fisioterapisti e l'incaricato del materiale. Il responsabile del materiale. I due analisti del video. La organizzazione della nazionale, dentro della organizzazione, sta l'organizzazione de los viajes, dove il Departamento de la Federación organiza los viajes previamente con mi direccionamiento, con mi planteamiento, con mi planificación. Per quanto riguarda l'organizzazione, qui vediamo una specifica, c'è il Dipartimento della Federazione che si occupa dell'organizzazione dei viaggi sotto la mia supervisione, la mia direzione. Io sempre voglio avere gli hotel dove noi vamos a concentrare previamente.
Innanzitutto io faccio un sopralluogo degli alberghi in cui saremo. La distribuzione también del salón para comidas. Anche per quanto riguarda la posizione ai tavoli nella sala da pranzo. Tratamos de que estén toda la selección en la misma planta. Cerchiamo di far sì che sullo stesso piano vi siano tutti i giocatori della stessa selezione. Y después dentro de nuestra organización cada selección, cada equipo tiene una idea. Mi idea es que todos los jugadores estén en una mesa comiendo las comidas y el cuerpo técnico, los oficiales estén en otra. Il mio modo di vedere le cose è far sì che ad ogni tavolo ci siano i giocatori di quella squadra, invece i tecnici sono seduti ad un altro tavolo. Y el día a día de la selección, en las cuatro selecciones es el mismo. Nos levantamos, desayuno. L'organizzazione dei giorni delle selezioni è la stessa organizzazione per tutti i giorni. Ci svegliamo, facciamo colazione. Vamos a entrenar. Ci sarà l'allenamento. Seguidamente retornamos al hotel para comer. Torniamo in albergo per il pranzo. Descanso. Riposo. Normalmente hay una sesión de video previa all'entrenamiento della tarde. Prima dell'allenamento del pomeriggio creiamo una sessione per visualizzare dei video. Llegamos dell'entrenamiento y cenamos. Dopo l'allenamento del pomeriggio torniamo in albergo, ceniamo. Y después de la cena los jugadores tienen un rato libre hasta la hora del descanso. Es el único tiempo libre que tienen durante el día. Prácticamente no hay tiempo para nada. Praticamente la giornata è molto ben organizzata, ma dopo la cena i giocatori hanno ancora un pochino di tempo di svago ed è l'unico tempo di svago che hanno durante la giornata prima del ritiro per dormire e hanno pochissimo tempo, praticamente la giornata è piena di attività. Y nosotros los técnicos seguimos trabajando, la mayoría de los días hasta las 4 o las 5 de la mañana. E invece noi tecnici continuiamo a lavorare, praticamente tutti i giorni lavoriamo ininterrottamente fino alle 4 del mattino. Nosotros prácticamente no tenemos descanso, aproximadamente trabajamos 10 horas. Es vero. Quindi praticamente noi non abbiamo riposo, non dormiamo, lavoriamo fino a 14 e più ore al giorno. Quasi 20. Quasi 20 ore al giorno, quindi non dormiamo. Mi lavoro come selezionatore è ver partidos in diretto. Il mio compito in quanto selezionatore è quello di vedere i video in diretto, partite in diretta. In diretto, normalmente uno o dos partidos por semana, los demás partidos suelo verlos en video, aproximadamente veo entre los partidos en directo y video 6 partidos por semana. Quindi dicevo che inizialmente vedo in diretta le partite, una o due alla settimana, e poi vedo altre partite in video per un totale di circa 6 alla settimana. È la forma del seguimiento de los jugadores para hacer la selección. Estamos hablando de la absoluta. Sto parlando ovviamente dell'assoluta, quindi questo è il nostro modo per effettuare le selezioni, vedere i giocatori in questo modo. Además de las conversaciones con los entrenadores de los clubs. Ovviamente oltre agli incontri, alle conversazioni con gli allenatori delle varie squadre. Y las concentraciones nos sirven para conocer el estado de los jugadores. Tutto questo ci serve per conoscere lo stato del giocatore, di ogni giocatore. Mi funzione sta seguire a los jugadores, hacer la lista de jugadores para las convocatorias. Ovviamente la mia funzione è quella di seguire, guardare, capire i giocatori e anche effettuare le selezioni. La planificazione de los entrenamientos, el diseño de las sesiones de entrenamiento. La programmazione degli allenamenti, anche la concezione stessa dell'allenamento. Preparamos en testo el entrenamiento diariamente. E ogni giorno prepariamo sotto forma di testo l'allenamento di ogni giorno. Perché dopo l'allenamento también grabiamo tutte le sessioni e facciamo un PowerPoint con tutte le sessioni di allenamento e con video. Perché è importante sapere che dopo ogni incontro proprio noi registriamo l'allenamento, registriamo le sessioni per arrivare anche ad una produzione in PowerPoint. Otra de mis funciones es el scouting de los rivales y el scouting de mi propio equipo, de nuestra selección.
E ovviamente un altro mio compito, un'altra mia funzione è quella di osservare per valutare giocatori rivali e anche giocatori per la mia stessa selezione. El ayudante, el segundo entrenador, en este caso Fede Vidal, su responsabilidad es ayudar en las listas de convocatorias, en las sesiones de entrenamiento, pero tiene una responsabilidad más importante que sobre las jugadas a balón parado. Inoltre mi avvalgo, come vi ho già detto, di un secondo allenatore, in questo caso Fede Vidal, che si occupa della funzione di preparare la lista delle convocazioni per gli allenamenti e a gioco fermo. Todas las situaciones de jugadas a balón parado las diseñamos en movimiento en vivo. Noi creiamo una visualizzazione in movimento con un video di tutte le situazioni a gioco fermo. Vediamo un esempio. Qui vediamo un esempio. Siempre en cada convocatoria previamente. In ogni convocazione. Antes de ir al primer entrenamiento ponemos el vídeo con todas las jugadas para que el jugador tenga ya la información previamente. Prima di ogni allenamento gli facciamo vedere ai giocatori una specie di dimostrazione in video affinché lui sappia tutte le mosse precedenti l'allenamento stesso. E también está encargado del scouting de los rivales a largo plazo, del scouting de los jugadores españoles. E il collega, il secondo allenatore, è anche incaricato dello scouting dei giocatori rivali a lungo termine e dello scouting della selezione. Primero, los analistas de video hacen el análisis de las situaciones del juego, de todas las situaciones del juego, se lo pasan al segundo entrenador, a Fede Vidal. Inizialmente gli analisti di video, vi avevo detto che ci avvaliamo anche di loro, l'analista di video fa un'analisi di tutti i video, di tutte le giocate, passa le sue osservazioni al secondo allenatore, Vidal. Él hace el scouting, recoge todas aquellas jugadas que cree importantes. Effettua uno scouting e fa una riunione, raccoglie tutte quelle giocate, tutti quei passaggi che gli sembrano importanti. E me las passa per fare la criba finale. E mi fornisce questi dati affinché io faccia una selezione finale. E además está encargado de hacer el informe de los jugadores en cada concentración. Hacemos un informe individual de cada jugador. Inoltre il secondo allenatore è anche responsabile di creare una specie di dettagliata informazione circa ogni giocatore, come vedete. Con tutto il lavoro che hace cada giocatore in cada concentrazione, e questo se lo inviamo anche a los clubs una vez che termina la concentrazione. Quindi il secondo allenatore redige questo vademecum riguardante ogni giocatore che viene poi inviato al club. Donde, explicamos día por día, sesión por entrenamiento, sesión de entrenamiento. E in questo testo noi spieghiamo ogni giorno in modo dettagliato, momento per momento, seduta per seduta, cosa ha fatto il giocatore in questione. Controllo antropometrico. Vi sono i controlli antropometrici, quindi la percentuale di lipidi. Trattamento di fisioterapia. E anche le sedute di fisioterapia. El entrenador de porteros se encarga del entrenamiento de los porteros y de algún aspecto del scouting específico que yo necesite. Inoltre, qui vediamo quali sono le funzioni dell'allenatore per i portieri, che ovviamente ha un compito specifico, ma agisce anche come scouting e mi informa di quello che ha. Y los analistas de video se encargan de grabar los partidos, todas las sesiones de entrenamiento y de hacer el análisis de los rivales. E la stessa cosa avviene anche per i portieri, nel senso che gli analisti dei video effettuano le loro analisi dei vari video di tutte le sessioni con un programma di videoanalisi che si chiama NAC Sport. E il programma utilizzato per questa videoanalisi è NAC Sport. Uno de los ingenieros de la empresa es uno de los analistas que viaja con nosotros. Uno degli ingegneri dell'impresa di questo programma viene con noi e ci segue. Y en la selección femenina el trabajo es exactamente igual. È lo stesso che avviene anche per quanto riguarda la selezione femminile. El entrenador ayudante, el encargado de la selección femenina, Arsenio Pascual. Arsenio Pascual è il secondo allenatore della selezione femminile. La
ayudante es Alicia Morel, que fue jugadora internacional hasta el año 2010. La Alicia Morel è la sua aiutante della selezione femminile ed è stata campionessa fino al 2010. L'entrenatore dei porteros è César Arcones e il preparatore fisico è Antonio Gómez. César Arcones è l'aiutante e allenatore dei portieri e il preparatore fisico è Boris Ferretani. Come veis, praticamente il cuerpo tecnico, in quanto a los profesionales, è más o menos el mismo, cambian el médico. Es otro, es Manuel Rabadán, fisioterapeuta es otro, Ramón Peris, aunque vamos rotando con todos los fisioterapeutas. Come avete capito, più o meno la rosa delle persone, dei responsabili è la stessa. Certamente cambia il medico, che in questo caso per il settore femminile è Manuel Rabadán Ruiz, il fisioterapeuta Ramón Peris Granel. El responsable de material es il mismo, anche normalmente van dos. E qui trovate lo stesso nome del responsabile del materiale, è lo stesso, però in generale ce ne sono due di persone. Hay uno che è Francisco Pérez, che sempre è il responsabile del fútbol sala, viaja con tutte le selezioni del fútbol sala, e luego en la federación van rotando con los de fútbol femenino, el segundo. Il primo responsabile, come vedete qui, il responsabile del materiale è sempre Francisco Pérez, ma in realtà c'è una seconda persona, come dicevamo, che in realtà è una persona della federazione, fa rotazione della federazione ed è una persona del calcio femminile e segue. Come os digo, il lavoro è esattamente uguale. Il lavoro è lo stesso. Hay una cuestión, y aquí veo que hay varias mujeres, varias chicas. La diferencia entre el futsal femenino y el futsal masculino son las capacidades coordinativas y la fuerza. Praticamente, come vi abbiamo detto, molte cose sono simili. Vedo qui nella sala diverse donne, diverse ragazze. E qual è la differenza fra il futsal maschile e quello femminile? Bene che ci sono aspetti riguardanti il coordinamento che sono diversi e anche la forza che è diversa. Fondamentalmente la velocità di esecuzione. E quindi anche e soprattutto la velocità di esecuzione. La gran differenza è la forza dei disparos. Quindi, las dos grandes le due grandi differenze sono, come dicevo, la forza di lancio, di tiro e anche il coordinamento. Vamos a ver, por ejemplo, vediamo qualche esempio. Un entrenamiento della selezione femminile. Qui vediamo un allenamento della selezione femminile. Della preparazione dell'ultimo torneo mondiale. Della preparazione dell'ultimo torneo mondiale. Che si celebrò in Portogallo in dicembre dell'anno passato. Nel dicembre del 2012 in Portogallo. La preparación fue una semana, siete días de preparación y siete días de competición. Praticamente il tutto si è svolto con sette giorni di preparazione e sette giorni di competizione. Lo que ocurre es que la competición se celebró durante una semana, pero nosotros, la selección española, jugamos seis partidos en seis días seguidos sin descanso. Come vi ho detto, il tutto si è svolto su una settimana, sette giorni di competizione, ma noi, la selezione spagnola, ha giocato sei partite in sei giorni. Empezamos a jugar el primer partido de grupo martes. La prima partita di gruppo l'abbiamo avuta il martedì. El segundo miércoles, tercero jueves, cuarto viernes. E abbiamo continuato a fare altre partite il martedì, mercoledì, giovedì e venerdì. Sabato semifinale. Il sabato c'è stata la competizione della semifinale. E il domingo jugamos terzo e quarto posto. E la domenica abbiamo giocato per il terzo e quarto posto. Explicar che si è celebrato nel 2012 il terzo torneo mondiale. Nel 2012 c'è stato il terzo trofeo mondiale. Esperamos che FIFA para 2015 pueda hacer el primer campionato mondiale ufficiale. Speriamo che la FIFA nel 2015 possa avere la possibilità di fare il primo campionato mondiale. Este año en diciembre se va a celebrar el cuarto torneo mundial en Venezuela. E quest'anno nel 2013 a dicembre ci sarà il quarto torneo mondiale in Venezuela. El primer torneo mundial se celebró en 2010 en España con 8 selecciones. Il primo torneo mondiale ha avuto luogo nel 2010 in Spagna con quante selezioni? Con 8 selezioni. Quedò campione Brasil, seconda Portugal, terza Spagna, quarta Russia. La prima classificata è stata il Brasile, Portogallo, Spagna e poi Russia.
El segundo torneo mundial se celebró en Brasil en el año 2011. Il secondo torneo mondiale ha avuto luogo in Brasile nel 2011. También con 8 selezioni. A 8 selezioni spagnole. Quedó campeona Brasil, segunda España, tercera Portugal, cuarta Rusia. E le cose sono andate in questo modo: prima ha vinto il Brasile, Spagna, Portogallo e Russia. Y el tercer torneo mundial y último torneo mundial se ha celebrado en Portugal este año pasado, en diciembre. Come dicevo, a dicembre del 2012 ha avuto luogo il terzo torneo mondiale. Ha quedado primera Brasil, segunda Portugal, tercera España, cuarta Rusia. E le cose sono andate così: Brasile, Portogallo, Spagna, Russia. Vemos una sesión de entrenamiento. Vediamo adesso una sessione di allenamento. La parte previa del calentamiento. Il riscaldamento, innanzitutto. Otra parte del calentamiento, la última parte, que es un juego habitual que siempre hacemos en las selecciones. Qui la parte finale como parte final llamamos peladao, es una partitela. Qui vediamo la parte donde hay que meter gol dentro del área con la cabeza o con la pierna mala. Qui vediamo la parte finale del riscaldamento, quella che noi chiamiamo una partitella, bisogna segnare di testa, per esempio. Vamos a ver el entrenamiento, algunas cortes de vídeo del entrenamiento para que veáis el ritmo de juego, la intensidad del juego. Qui vediamo qualche spot, qualche brano di un video dell'allenamento, proprio perché possiate vedere il ritmo dell'allenamento stesso, l'intensità del gioco. Y como os explicaba antes, grabamos todas las sesiones de entrenamiento y hacemos un PowerPoint de cada entrenamiento con todas las sesiones. Aquí estamos trabajando situaciones de ataque posicional con pivot, pero sin oposiciones, la fase inicial. Qui vedete, ve l'avevo già anticipato, noi registriamo tutte le sessioni di allenamento. Lo trabajamos por tríos. E in questo caso, per esempio, dos grupos donde inician la construcción del juego y una jugadora en la zona de finalización. Qui vedete l'inizio della costruzione del gioco, c'è una giocatrice che finalizza l'azione. Che gioca la zona di finalizzazione. La posizione del pivot. Nel ruolo del pivot. Seguimos, y este es un ejercicio de trabajo de las jugadas a balón parado. Ya las dominan y trabajamos muchísimo el entrenamiento de las jugadas a balón parado en mitad de cancha, en media cancha, 20x20, porque se dan muchas situaciones donde el balón sale y donde hay muchas situaciones de poder trabajar en el juego a balón parado. Provocamos al reducir el espacio que el balón esté saliendo continuamente. Qui vediamo una forzatura, nel senso che giochiamo a metà campo sul 20x20 per far sì che ci siano molte opportunità di gioco con la palla che esce. In questo modo creiamo sempre delle nuove attività su palla ferma. E sempre che sale la bola della cancia, hai che iniziare con una jugada a balón parado. E quindi bisogna ricominciare, dato che il pallone spesso esce dal campo, bisogna ricominciare con l'azione della palla ferma. Depende delle condizioni che pongamos, hacemos una cosa u otra. Por ejemplo, si el balón sale por la línea de fondo o es corner, sacamos corner. Si sale por la línea lateral, sacamos banda. O. Bene. Quindi dicevo, qui serve per stimolare tutte le giocate con la palla ferma dopo che è stata reintrodotta perché è uscita. E a seconda della situazione noi possiamo agire in questo modo. Se esce dalla linea di fondo creiamo delle situazioni di corner. Se esce dalla linea laterale una rimissione laterale. Eso es una idea. O trabajamos 10 minuti sempre che la bola salga, por donde salga, salga de banda, salga de fondo, sea corner, sea gol. Ponemos el balón en juego con un saque de banda. Quindi è una giocata che dura una decina di minuti, un allenamento che dura una decina di minuti e proprio risponde ad ogni situazione che si viene a presentare. Se la palla esce a livello laterale o in corner o dopo un gol, noi reintroduciamo la palla in quella posizione. Después 10 minuti, donde ponemos el balón en juego desde el corner.
Luego faltas. Quindi per esempio dopo 10 minuti se è stato messo, stato fatto un corner e la palla è stata reintrodotta a quel livello, ricreiamo altre situazioni. Esto nos facilita la concentración porque las jugadas a balón parado es un entrenamiento muy cansado. Si no hay juego real, los jugadores, las jugadoras pierden la concentración y la forma de conseguir concentración, mayor intensidad, mayor situación real es en el juego real. Perché noi ci siamo resi conto che è necessario tenere alta l'attenzione delle giocatrici, in quanto effettivamente una rimessa in gioco a palla ferma crea una riduzione di concentrazione, per cui se il gioco non è reale ci rendiamo conto che le giocatrici non agiscono nel modo corretto. E noi facciamo tutto questo per mantenere alta l'intensità di gioco e la realistica, il gioco realistico. La siguiente tarea. Un altro compito consecutivo. Trabajamos en media cancha la defensa de cambios. Normalmente la idea de juego en algunos aspectos, la selección femenina y las selecciones masculinas es la misma, en algunas situaciones del juego. E in alcune situazioni di gioco non c'è differenza dal punto di vista della squadra femminile o di quella maschile. Qui stiamo vedendo qualcosa che ha a che fare con il gioco a metà campo nella fase di campo. En otras situaciones... O en algunas situaciones nos adaptamos a las cualidades de las jugadoras. Invece in altre situazioni noi ci adeguiamo nella nostra indicazione di allenamento alle condizioni e alle caratteristiche stesse delle giocatrici. Pero en la defensa trabajamos la defensa individual con cambios. Esta es una tarea de 3 contra 3 en 20 por 20 para trabajar la defensa de cambios. Qui vedete nel caso di... En la primera línea... Del 20x20 e 3 contro 3 lavoriamo sulla difesa individuale. Difesa individuale dei cambi. Di cambi. Difesa individuale dei cambi. Para que veáis el nivel de intensidad del entrenamiento. Qui per darvi un assaggio del livello di intensità dell'allenamento. Deciros que en España tenemos una primera división con 15 escuadras ahora, porque antes de la primera división son 16, pero tenemos 15 porque una escuadra desapareció antes de comenzar la competición. In Spagna la situazione è questa, noi abbiamo una divisione con attualmente 15 squadre, ce n'erano 16 ma una è scomparsa. En la segunda división hay cuatro grupos, cuatro gironi. Nella seconda divisione abbiamo quattro gironi di 12 squadre. Y después está la regional. E poi c'è los equipos de categoría. El livello delle squadre a livello regionale. En todas las federaciones regionales hay campeonato regional femminile. In tutte le federazioni regionali si svolge il campionato regionale femminile. Y nosotros el seguimiento de las jugadoras lo hacemos a través del campeonato de liga, de la primera división. Noi facciamo seguiamo le atlete attraverso la prima divisione, delle squadre della prima divisione del campionato di liga. Della seconda divisione. Anche della seconda divisione. Y también del campeonato de selecciones territoriales, porque además todos los años se juega el campeonato de selecciones territoriales, tanto masculino como femenino. En masculino, under 19, under 16, under 12, under 10. Ebbene, come vi dicevo, si fa anche un campionato a livello regionale di selezione territoriale, che chiamiamo noi, e ogni anno si fa un campionato sia maschile che femminile. Per quanto riguarda quel campionato maschile, le squadre sono under 19, under 16, under 12, under 10. Y en el femenino, el campeonato de selecciones regionales es under 23 y under 17. E per quanto riguarda il campionato di selezione territoriale femminile, invece le squadre sono under 23 e under 17.
Seguimos con la siguiente tarea. Vediamo ancora un'altra funzione, un altro compito. Ya estamos empezando a trabajar el ataque posicional 3-1 con pivot sobre una portería. Siempre ataca un equipo, defiende otro. Qui vediamo l'attacco. Con la posizione real, stiamo trasferendo esa parte sino posizione alla situazione real del juego. Come sempre, il nostro scopo è quello di creare delle situazioni reali realistiche. Qui vediamo un 3 contro 1, un 3-1. Ataque sistema 3-1. Un sistema 3-1 con pivot. Sempre attaccando sopra una porteria e facendo correzioni. Si gioca con l'attacco verso una porta e volta per volta si applicano delle correzioni. Bien, sigo porque... Ci sarebbe molto da vedere, vado avanti. Normalmente. La última parte del entrenamiento pasamos a hacer juego real, todo aquello que se ha entrenado, siempre hay una parte final del entrenamiento con juego real, algunas veces terminamos con juego real, otras veces después del juego real se trabaja el 5-4, el cuarto del movimiento. Come vi ho detto, il nostro scopo è quello di concretizzare l'allenamento, quindi in linea di massima i nostri allenamenti terminano con una partita, con un gioco reale. Tre volte giochiamo con il gioco con il portiere in movimento. Grazie. 5 contro 4. Esta es Amparo que juega en la taquetería del balón, que juega en la Ternana, calcio 5. Qui vediamo Amparo, la giocatrice che gioca nel Ternana, nel girone B della prima divisione in Italia. En esta sesión de entrenamiento terminamos trabajando el 5-4 del portero del mundo. Qui vediamo il lavoro, come vi ho detto prima, del 5-4 col portiere in movimento. È sempre la fase finale dell'allenamento. Sì, in questo caso. E la volta alla calma, come sempre. E poi una specie di rilassamento finale, stretching. Idea di una sessione di allenamento. Questa era una proposta delle sessioni di allenamento. Al final de cada concentración, con cada selección, hacemos un informe final donde está contemplado todo, desde la llegada a la concentración, el diario día a día que hacemos con los menús, las comidas, el entrenamiento resumido porque ya lo tenemos también en PowerPoint. Praticamente, come vi ho detto, tutto rimane scritto, sia per quanto riguarda l'arrivo, anche l'arrivo della squadra, praticamente in questa relazione, per quanto riguarda la concentrazione, per quanto riguarda lo svolgimento della giornata, quindi come si svolgeranno le giornate, anche il menù, c'è tutto il riassunto e, come vi ho detto, il tutto accompagnato da una presentazione in PowerPoint. PDF, son 328 páginas, como veis, ahora entenderéis a qué dedicamos el tiempo de trabajo por la noche. E il documento conta un totale di 328 pagine, in questo modo capirete bene che cosa noi facciamo durante la notte. El informe del Mundial masculino son 830 páginas. Il vademecum del Mondiale maschile consta di 830 pagine. Qui sta comprato tutti i informi, tutto il diario. Qui c'è tutto questo vademecum, le giornate, l'agenda, gli alberghi, i pranzi. El reporte de cada partido, cómo hemos jugado, la valoración técnica táctica. Il report di ogni partita, come abbiamo giocato, la valutazione tecnica. La valutazione individuale di cada giocatore. La valutazione individuale. Silenzio, per favore.
Y por ejemplo, para que veáis, tengo un resumen de los goles que marcamos en el último mundial. Qui vediamo un riassunto dei gol marcati nell'ultimo mondiale. Questo è il partito Spagna-Ucraina. Questa è la squadra e la partita Spagna contro l'Ucraina. Ganamos 2-0. Abbiamo vinto 2-0. Decir que en el Mundial de Portugal fueron por primera vez 10 escuadras, 5 en un girone, 5 en otro girone. Per la prima volta nei mondiali classificavano due prime squadre di cada girone per semifinale. Quindi, nell'ultimo mondiale che ha avuto luogo al basso. La seconda partita contro Russia. Reti palla ferma. Contra Russia, questo è il partito contro Costa Rica. Qui è la squadra Spagna-Costa Rica e invece il risultato 3-0 era contro la Russia. 4-0. Qui il risultato è stato di 4-0 contro il Costa Rica. Palla ferma. Il portiere